quello che è il nostro territorio, tutte le tradizioni, tutta l'antichezza che ha il nostro territorio. Assolutamente non vogliamo permettere che venga dimenticato, che venga usurpato in questo modo. E poi speriamo che tutti i sindaci e tutte le popolazioni consorziate in questo scempio, perché si erano consorziati, vengano con noi a questo punto a manifestare, perché questa cosa tocca tutti, non è soltanto piccoli. Quando si tratta invece di portarci la monnezza, di portarci questo tipo di organizzazione, perché siamo piccoli, ci portano queste cose. Allora noi paghiamo due volte l'essere piccola e questo non è assolutamente giusto. Io faccio un appello a tutti i beneventani ed a tutta la provincia di Benevento affinché non solo vengano con voi e con noi a protestare per questa cosa, che ci facciamo sentire, perché la stessa cosa, io la voglio dire oggi, la dobbiamo fare per la difesa del nostro ospedale che deve restare di secondo livello DEA, cioè deve restare un ospedale che può offrire ospitalità, risposte, salvaguardare la salute di tutti i nostri cittadini senza dover andare a fare viaggi della speranza, senza dover andare ad Avellino, senza dover andare a Napoli, senza dover andare a Sant'Agata dei Goti, dove Sant'Agata dei Goti deve offrire dei servizi che siano per quel territorio. Ma non è concepibile che da Benevento si debba andare a Sant'Agata dei Goti con tutti i disagi che ci sono, per carità. Quindi le due strutture devono esistere, ma questo per dire cosa? Che noi qui nel Sannio o troviamo, o meglio ritroviamo, la capacità di essere tutti insieme e facciamo numero per quello che siamo, oppure noi saremo tagliati fuori da tutti per la salvaguardia dell'assetto viario, per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, per la salvaguardia dei nostri ospedali, per la salvaguardia del nostro territorio. Allora questa è una battaglia che voi state conducendo ed io vi dico grazie, perché le mamme sannite, ma le mamme sono quelle che hanno il coraggio davvero di affrontare tutti. Quindi io sono con voi, sono anche una mamma, anzi sono una nonna pure, e quindi come tale, per quello che io posso fare e per quelle che sono le mie competenze, sicuramente metterò tutto quanto vi è a disposizione con un appello a tutto, diciamo, la carica che questa volta la possiamo chiamare carica di rappresentanti istituzionali. Siamo un bel numero e se ci mettiamo insieme possiamo fare la differenza. Oh, grazie. Questo La è per indossi? lei. La puoi indossare, mi piace. Sì, lo vado. Mi va? Ci sono i capelli. No, è che fai i capelli da giusto. Eccola! Vai. Perfetto. Prego. Guardate qua un attimo. Aspetta, fammi togliere questa collana, se no sembra. Sì, perfetto così. No, aspetta, me la tolgo prima. Va bene. Dai, se Un attimo qua. Io pure ne vorrei una, però aspettate. Ok, questo è un progetto del 2008. Questa gliela regaliamo. Sì, ed è il progetto per lo stoccaggio del trattamento della sezione secca dei rifiuti. E poteva sembrare un progetto anche di una certa di validità. Morcone Di questo, Morcone, sì, qua parliamo di Morcone perché noi ci stiamo battendo in Sassinoro, ma ci stanno a preparare la sorpresa a Morcone. Questa cosa ci ha allarmati tantissimo. Ieri sera Costantino, l'ho portato l'amministrazione anche all'attenzione del senatore Lumia, che ieri sera abbiamo avuto un incontro con Senatore? loro. Lumia. Lumia. Abbiamo avuto un incontro anche con loro. Qui c'era un consorzio, anche qui in questo caso. Praticamente si doveva fare una premiabilità dei cittadini in cui andavano a portare questi rifiuti già stoccati, già divisi, si andavano a fare delle mini balle e si vendevano questi rifiuti in cui si poteva, diciamo, sgravare il cittadino anche dalla tassa dei rifiuti. E diciamo che forse poteva avere una certa validità. C'erano dei fondi, tutto bello. Però questo è datato 9 luglio 2008 e c'è scritto frazione secca. Adesso io non sono una persona di grande cultura, però qui c'è, sappiamo leggere tutti, 2018-2020 e 2020,
con 2 milioni di euro di spesa totale in 3 anni, realizzazione di un impianto stoccaggio trattamento dei rifiuti urbani. Si sono scordati di scrivere frazione secca. Non sono scordati, non l'hanno messo. Ecco, noi siamo in forte allarme. Qui c'è scritto responsabile del programma Bruno Parlapiano. Chi è? Il candidato sindaco dell'amministrazione uscente. Vabbè, lo dovete dire a tutti però questo, no? Noi lo stiamo dicendo, scoperto dalla settimana. Noi non facciamo politica, ma siamo allarmati perché questa è una cosa sicuramente molto allarmante. Allora, qualcuno ha dichiarato che siamo degli ignoranti perché non capiamo che qui si tratta di frazione secca, però qui non c'è scritto frazione secca. Anzi, questo è anche peggio, perché qui è tutto. E poi per 2 milioni di euro, voglio dire, 2 milioni di euro. Allora, questa non parla né di secco né di umido, qui è proprio di rifiuti urbani. Tutto. Ecco. Quindi ci possiamo infilare di è molto, molto, molto. Noi siamo molto allarmati per questa cosa. Questa è sotto la loro lista che hanno messo il piano che dovrebbero rifare. Poi c'è anche la realizzazione del centro di accoglienza, tutto quanto. Certo. Sì, sì, un altro centro. Io non quello faccio che politica, già, la politica non stanno mi interessa. Realizzando. Però ora la politica è mettere in pratica quelle che sono le emergenze del territorio e salvaguardarle. Però nel momento in cui io mi sto battendo. Lei dice non fa partitico, mi perdoni. Però sono agitatissima per questa cosa, perché io lascio 3 figli a casa per stare qui e poi mi ritrovo questo. Io sto giusto in mezzo, sto a 3 chilometri da Sassinoro, 3 da Morcone, e che faccio? Mi batto a Sassinoro e mi ritrovo la sorpresa a Morcone. E che sto facendo? Lui sta facendo un bingo. Allora, io penso che questa cosa la dovete molto dire proprio bene, dovete fare volantini come questo, andarla a mettere in tutte quante le case, a dire vedete che cosa questo sindaco esce, che cosa deve fare. Noi ci ha trattato proprio da chiesa, da scemo, ci ha preso a parole. Penso che bisogna vedere... Fatto da un comitato esterno, agli amministratori, a chi fa politica, perché poi i cittadini, andate a rilevare quello che è la verità, voglio dire. Perché poi queste... Fate una fotocopia di questo, ci mettete un bella così, lo manda a tutte le case e dice questo perché è quello che stanno facendo. Se vi conviene votate, se non li votate, però queste cose dovete fare voi, non c'è. Noi siamo molto allarmati per assolutamente questo, dire perché... Però possiamo dire che comunque è una situazione molto allarmante. Una situazione allarmantissima per quanto mi riguarda, perché noi ci troviamo, mentre qui ci troviamo con le frazioni, questo progetto iniziale che mi hanno fatto vedere parla di secco, e quindi voglio dire c'è un vincolo. Qui non c'è. Qui invece parliamo di rifiuti urbani. Scusate, correggetemi se sbaglio, ma gli urbani comprende tutto, e quindi diventa ancora più allarmante di quello che si vuole fare altrove. Quindi davvero quel territorio mi pare che è stato preso di mira dalla politica di questi signori che attualmente sono alla regione Campania, compreso quei locali evidentemente che lo consentono, ed è una cosa davvero molto molto preoccupante. Quindi ai cittadini io dico state vicino alle mamme, perché le mamme, diceva mia nonna, le mamme sono le mamme. Una mamma, anzi mi raccontava una cosa molto simpatica, che diceva figlia mia, ricordati che la mamma è sempre la mamma, e non, voi se avete un problema andate sempre alla mamma. Una mamma fu ammazzata dal figlio, perché queste cose sono successe da sempre, e portava la decapitò la mamma nel sacchetto dietro, e la mamma la voleva portare in un dirupo, e allora il figlio correva e la mamma dal sacco faceva figlio mio vai piano che può cadere. Ecco. Cioè, cosa voglio significare? Che davvero una mamma è quella che capisce, comprende, perdona, intuisce, e se voi avete intuito e poi avete rilevato e poi avete constatato, io penso che rispetto a queste mamme sannite dobbiamo essere tutte quante non solo solidali, dobbiamo essere vicino e dobbiamo fare la battaglia insieme a loro.